Si è chiusa ieri sera ad Atena Lucana, nelle sale dell'Antiquarium Atena in Cultura, la serie di incontri culturali promossi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Iuzzolino. Al centro del dibattito, moderato dalla giornalista Barbara Landi, le prospettive di sviluppo del turismo enogastronomico nel Vallo di Diano, il cibo e il vino come attrattori turistici in un territorio ancora troppo lontano dagli importanti flussi turistici che interessano le coste della provincia. Il sindaco Iuzzolino e il consigliere delegato alla cultura Michelina Siciliano hanno puntualmente evidenziato l'importanza dell'economia valdianese del settore enogastronomico. Il dibattito con il presidente dell'Associazione Enoteca Provinciale di Salerno, Ferdinando Cappuccio, si è spostato sul ruolo che la produzione vitivinicola potrebbe avere nel nostro territorio, prendendo spunto dall'esperienza della Casa Vinicola Pica di Sant'Arsenio, che nell'occasione ha presentato il suo prodotto di punta, l'Aglianico Tempre. Entusiasmo per le ricchezze nascoste in un territorio poco noto e poco valutato.